sicuramente questo progetto, già per come era stato strutturato, era un po' una sfida per ciascuno di noi da diversi punti di vista. Noi musicisti, diciamo, di formazione classica siamo stati messi di fronte a strumenti, innanzitutto non ai nostri strumenti, parlo per me che proprio non ho suonato strumenti che non avevano niente a che fare con il mio strumento, che è il pianoforte. Che già questo di per sé ovviamente è una sfida, non è tanto una sfida dal punto di vista tecnico, nel senso che non era neanche immaginabile poter suonare quegli strumenti al livello in cui suoniamo i nostri strumenti, ma è una sfida proprio di atteggiamento nei confronti della musica in qualche modo, cioè è come se dovendo esprimere un concetto tu lo devi fare attraverso altri mezzi che non siano quelli del tuo linguaggio natale, diciamo. Come autopensando abbiamo pensato di fare un progetto che ci portasse fuori dalle nostre usuali cornici, dalle nostre usuali abitudini musicali, legato alla figura di Kagel e al suo brano famoso Exotica. E per fare questo ci siamo avvalsi di una prestigiosa collaborazione con un altro gruppo che lavora nella nostra città, la Banda di Caricamento, un gruppo di musicisti non europei residenti a Genova, che in qualche modo sono la testimonianza di una realtà interculturale. La partitura di Kagel prevedeva l'utilizzo di strumenti non europei, ma noi siamo andati oltre in questo progetto e prevediamo la presenza anche di musicisti non europei. E il lavoro che abbiamo svolto con questi musicisti, insieme ai nostri musicisti, è stato un lavoro di sintesi tra forme mentis diverse, tra culture, formazioni profondamente diverse, ed era proprio questa difficoltà che ci interessava affrontare per arrivare a un terzo soggetto musicale che abbiamo costruito e stiamo costruendo insieme. Cercare di far sì che gli accenti siano veramente solo accenti, e tutto quello che c'è dopo, dalla voce alla ripresa delle figurazioni degli altri movimenti, possa avere anche dentro un accento, ma ci deve essere qualcosa di più, altrimenti si trova, no? Cioè, molto interessante, molto
formativa, nel senso del termine, che è stato un esperimento, un laboratorio, come giustamente sentivo parlare prima, qualcosa che in qualche modo, e ringrazio anche chi ha offerto questa opportunità, di poter sperimentare un linguaggio un po' diverso rispetto a quello a cui sono abituato. La musica spesso, no, si parla di questa, questo luogo comune che è un linguaggio universale, insomma, si andrebbe un po' a complicare, a approfondire questa cosa, però per esempio il linguaggio scritto della musica non è una cosa che mi appartiene, e quindi trovarsi di fronte dei fogli e dover a che fare con un tempo così precisamente scandito e così anche intellettualmente pensato, no? Combattuto, non è un momento di dettagli, però tanti metri che si susseguono, una cosa che nella tradizione, nella mia tradizione, nella mia storia musicale, non esiste. Passare da 4 quarti, 7 ottavi. Ed è stato quindi molto formativo, molto interessante, perché mi ha messo in difficoltà, non è stato per niente semplice. La musica contemporanea ha sempre attinto, non, ma molto attinto dalle tradizioni, insomma, il Novecento, minimalismo, la musica indiana, la musica indonesiana, quindi questo connubio è sicuramente molto, molto interessante, perché le fonti sia per i musicisti di tradizione che per i musicisti contemporanei sono molto simili.